Buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio l'amica Anna Benedetti che anche quest'anno, come sempre, ha voluto dedicare un incontro di leggere per non dimenticare al giorno della memoria. E ora due parole sul libro, intorno al libro che presentiamo stasera. Del libro vero e proprio parlerà l'autrice, Sabina Fedeli. Tra l'altro ha detto, nella sua maniera molto attenta, alcune parole proprio l'Anna, quindi siete già un po' stati introdotti al tema del libro. Io quindi mi limiterò a qualche riflessione. Mi scuso poi se leggo, ma a parte quando parlo della mia esperienza di cosiddetto figlio della Shoah, ormai preferisco non parlare a braccio, soprattutto quando devo e voglio essere breve. Come si può definire questo libro? Un racconto intervista? Un romanzo biografico, ma anche storico? C'è in fondo tutta la storia del Novecento italiano, soprattutto la storia di Ferrara, ebraica e non. In un certo senso anche un'autobiografia, perché in fondo è Ita Bonfiglioli che ci racconta in queste pagine la sua storia, la sua vita. Mi viene in mente il titolo molto bello che avrei voluto fare anch'io, copiare, diciamo, anch'io di uno scrittore francese che intitolò il suo libro dedicato al padre, Autobiografia di mio padre. Sono quei libri che spesso i nostri padri per vari motivi non sono riusciti a scrivere e quindi tocca ai figli e ai parenti fare tutto il possibile perché resti qualche ricordo. Ovviamente non è la stessa cosa, soprattutto perché nel caso di mio padre appunto era un reduce da Auschwitz e sappiamo bene che tante cose non sono comprensibili e riproducibili da chi non c'è stato. Ma stasera abbiamo la fortuna di avere con noi Franco Schoenheit, che ha conosciuto di persona i campi, la deportazione ovviamente, ed è tornato anche soprattutto per testimoniare. Possiamo senz'altro dire che si tratta di interviste e l'autrice ci dirà come e quando si sono svolte. Mi chiedo appunto se Sabina Fedeli si sia messa davanti a Ita Bonfiglioli con un registratore e in una o più, probabilmente più sedute, le ha fatto la maggior parte delle domande alle quali si dà risposta in questo libro. Ma non credo. Più probabilmente si tratta di conversazioni avvenute nel corso degli anni. Dimenticavo di dire che Sabina Fedeli è la compagna di Gadi Schoenheit, figlio del nostro Franco, nipote di Ida e figlio di Franco Schoenheit, appunto, che ancora una volta ringraziamo per essere venuto qui da noi con la sua insostituibile testimonianza di reduce da Buchenwald. Mi chiedo inoltre quando si sono svolti questi incontri. Questo perché anni fa era difficile affrontare certi argomenti, soprattutto quelli particolarmente dolorosi. E nella vita di Ida ce ne sono stati parecchi. Penso in particolare al silenzio di mio padre, perdonatemi, riferimento personale, reduce appunto da Auschwitz, al quale non ho osato mai chiedere nulla per comprensibili ragioni, oltre alla mia giovane età, e così non so quasi nulla della sua vita, anche se ne parlo sempre. Dal libro viene fuori una persona eccezionale, che non si è mai fatta sopraffare dalla sofferenza, anche grazie all'ironia, o meglio all'autoironia, una medicina così cara a noi ebrei. Anche se nel suo cuore il dolore era sempre presente, prima la tragica morte, direi quasi un suicidio, del padre irredentista, che pur di non servire nella grande guerra nell'esercito austro-ungarico, si fece morire di consunzione. Quando penso ai qua, lui addirittura appunto per non servire in questo esercito nemico, tendo Triestino, il redentista, ma tanti invece
italiani ebrei, perché allora eravamo italiani ebrei a tutti gli effetti, si diceva italiani di religione ebraica, hanno combattuto nella prima guerra mondiale, erano orgogliosi di combattere per l'Italia, per il re, e come aggiungeva, e a noi avevamo in casa, credo sia stato ripubblicato, un grosso volume in cui c'erano tutti i nomi di questi ebrei e quanti ne erano morti. E come diceva mio padre, in poche parole, e poi nel 1938 li hanno ringraziati. Parlavo appunto dei dolori di Ida, la morte della madre Isa ad Auschwitz, la morte dell'adorata giovane nipote Alisa, quella del marito Renzo e infine quella del figlio Jerry. Ci si potrebbe meravigliare come poteva fare a essere comunque ottimista, ma spesso è così. Come la Sabina dice spesso nel libro, citando un famoso detto rabbinico attribuito al Rabbi Nachman di Brasla, non c'è nulla di più intero di un cuore spezzato. E così è. Ida ha visto nascere il fascismo, dalle prime azioni squadriste, citate anche, quella non era una delle prime, insomma, da Anna, tragicamente sottovalutate, alle leggi razziali, anzi, razziste, con tutto ciò che seguì per gli italiani di razza ebraica, come si diceva allora, e io mi chiedo, solo allora? Fascismo che oggi da più parti si cerca di rivalutare, citando, almeno finora, fra i numerosi suoi crimini, soltanto proprio quelle leggi che abbiamo ricordato, come se, tanto per fare due esempi, il delitto Matteotti e l'assassinio dei fratelli Rosselli fossero stati un dettaglio di poco conto, per citare il giudizio di Jean-Marie Le Pen sulla Shoah. Tacendo poi il suo aspetto più truce, cioè la mussoliniana Repubblica Sociale. E furono proprio i fascisti insieme ai nazisti a catturare e a deportare 8.000 ebrei italiani, di cui solo 600 sopravvissero. Ida con il marito e i giovani figli Doria e Geri riuscirono a fuggire in Svizzera dopo un drammatico attraversamento delle Alpi, ma la vecchia madre Isa non riesce a tenere il passo e poco dopo si consegnerà ai tedeschi. Dopo fu ovviamente derubata, la Shoah fra l'altro è stato il più grande furto della storia. È portata a Fossoli, a pochi passi da Carpi, in provincia di Modena, e da qui spedita ad Auschwitz un treno merci piombato. Un viaggio particolarmente lento, come sappiamo, ma senza particolari intoppi. Mi riferisco ai partigiani e soprattutto agli alleati, che non pensarono mai di bombardare almeno le linee ferroviarie che portavano nei campi della morte. E poi non si è mai parlato, non abbastanza, di questi viaggi lunghi e infernali, vera anticamera della morte. Per tanto tempo Ida, come tanti, cercò di conoscere la fine che aveva fatto la mamma. Ricorderete delle immagini quando i salvati andavano a vedere in certi luoghi le fotografie di quelli che si erano salvati, oppure semplicemente portavano la fotografia di un parente e chiedevano a chi arrivava dai campi in treno, per esempio, dice: l'avete visto questo? Pensate l'ingenuità, ma anche nel libro si parla di una cocente delusione quando Ida ha l'impressione di aver ritrovato la mamma, e purtroppo non fu così, anche se c'erano delle cose in comune con questa persona. E solo più tardi, come tanti, venne a sapere la tragica realtà. Allora
bisognava quasi appurarsi, visto che poi l'avremmo saputo, di saperlo presto, perché l'attesa doveva essere veramente tragica, divisa fra la speranza e la quasi certezza. C'è anche chi, con un illustre personaggio, con il rabbino Umberto Cassuto, di cui abbiamo parlato recentemente qui a Firenze, non avendo la certezza assoluta, almeno per tanti anni, della morte del figlio nato a Cassuto, rabbino capo di Firenze, non se la sentiva di recitare il Kaddish, cioè la preghiera che si recita per i morti, non accettava ancora questa morte. Per tanto tempo Ida, come tanti, cercò appunto, e poi lo seppe più tardi. Poi la vita continuò, non per tutti è continuata, non dimentichiamoci, sono stati tanti, abbastanza, proporzionalmente, i reduci che poi non sono riusciti a reinserirsi nella società, nell'Italia di allora. E questo per tante ragioni, non ultimo ovviamente che non venivano creduti. Vi ricorderete il sogno di Primo Levi, che appunto tornando a casa raccontava quello che aveva vissuto e non veniva creduto. Del resto anche i nazisti dicevano ai prigionieri: voi non sopravvivrete, e questo era comprensibile, ma anche se per caso qualcuno di voi sopravvivrà, non verrà creduto. E non ultimo, cercarono di distruggere tutte le prove. Quindi tutto sommato, paradossalmente, si rendevano conto di quello che facevano, e questo però rende ancora più tragico questo periodo di storia. Non era pazzia, era lucida volontà di sterminio. La vita appunto continuò, anche se ripetutamente mutilata. E c'è anche un grande segreto nella vita di Ida, scoperto soltanto dopo la sua scomparsa, ma non tocca a me svelarvelo, forse lo farà la Sabina, forse lo leggerete nel libro. E ora qualche citazione che rende un po' l'idea di tutto il libro, secondo me, sia su Ida sia sull'autrice. Il 31 dicembre 2006 Ida compie 100 anni. Sabina scrive: una gran confusione regna nell'appartamento di via Mentana 15A. Non si sta nemmeno a chiudere la porta d'ingresso, tanto è un continuo di visite scampanellate, di fiori e auguri. Niente candeline, Jerry da pochi mesi non c'è più. Ci sono tutti gli altri, Dori e Franco, la nuora José, i nipoti grandi, Gade, Ari, Renzo, quelli piccoli, Michael, Leone e Davide, per i quali avrebbe voluto scrivere il diario della sua vita. Torno al discorso dell'autobiografia. C'è Mary, la sua amata badante. Ci sono le troupe televisive per le interviste e l'assessore per la consegna di una targa. In questo giorno speciale ci sono anch'io, la compagna di Gadi. E mi viene in mente prima Alberto Sed, un altro reduce da Auschwitz, di cui ho avuto l'onore di pubblicare il libro di memorie, che alla fine di questo libro, che potete immaginarvi particolarmente tremendo, perché poi lui ha dovuto assistere, contrariamente a tanti altri, a delle scene particolarmente crudeli che non vi sto a dire. Comunque, pensate alla sua famiglia, alla sua grande famiglia, perché figli, nipoti, bisnipoti, finisce il libro dicendo: questa è stata la mia rivincita. Niente odio, niente vendetta, ma appunto la volontà di vivere, di far vivere le nuove generazioni. E poi non posso non citare Liliana Segre, che come sapete è stata nominata setatrice da pochi giorni con questa bellissima idea di Mattarella, anche credo, vabbè, è il giorno della memoria, ma anche in risposta a questi rigurgiti antifascisti. E lei proprio oggi ha detto: è incredibile, incredibile la vita, da bambina sono stata espulsa dalle scuole perché sono nata, e oggi per la stessa ragione mi viene dato questo grande onore. E così si conclude il libro.
avevo sentito tanto parlare di Ida in famiglia, ma prima di conoscerla, nonostante le descrizioni rassicuranti, ne provavo una sorta di soggezione a priori. Quando l'ho incontrata nella stessa stanza in cui ci troviamo oggi, 7 anni prima, è seduta sulla sua poltrona, i piedi sollevati da terra, il libro in mano. Io un nodo alla gola, un pancione di 8 mesi e la voglia matta di piacerle. Un'occhiata e mi ha letto e ha lasciato il suo sorriso contagioso. Mi tieni, urlava da bambini mentre ci si lasciava andare di schiena nel vuoto, salvati da braccia amiche un attimo prima di schiantarsi a terra. Ecco, quel tuffo cieco, quell'atto assoluto di fiducia con la nonna, l'ho fatto subito, distinto. Poi non c'è stato bisogno di nulla, quasi nemmeno di parole. Quelle sono venute dopo. Sono il mio timido omaggio alla sua memoria, al ricordo di chi mi ha voluto bene e non potrò mai dimenticare. Aida. Grazie. Prima di passare appunto la parola a Ida, ricordo che qui ci sono appunto tanti parenti, a cominciare ovviamente dal nipote, dalla moglie di Franco, e anche altri parenti fiorentini che hanno conosciuto Ida, che ne hanno comunque sentito parlare, quindi dopo ci diranno qualcosa dei loro ricordi.